In questa video lezione noi ci interesseremo e presenteremo un famoso romanzo di Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express. Prima di andare a vedere che tipo di romanzo è, vediamo di capire che cos'è questo Orient Express. Orient Express è un treno di grandissimo lusso. Che negli anni che ci riguarda faceva la rotta da Istanbul fino a Calais. Una rotta molto impegnativa, tant'è vero che il treno era famoso non solo per il lusso, ma anche per l'efficienza di questo tragitto, per il personale straordinario, però anche alla Rolls Royce dei treni, anche treno più efficiente del mondo, può succedere qualcosa di particolare. E questo qualcosa di particolare è stato scritto da Agatha Christie durante un suo soggiorno a Istanbul, precisamente nella stanza 411 del Pera Palace Hotel, tant'è vero che oggi questa stanza non si dà più turisti, ma è diventato un piccolo museo in onore appunto di Agatha Christie e del suo celeberrimo romanzo. Il romanzo è stato scritto prima del 1934 e uscito appunto l'anno prima in puntate sui giornali, ma ha trovato la sua prima pubblicazione in Inghilterra appunto nel 1934. Vediamo velocemente la trama: l'investigatore Poirot, avendo preso appunto con l'Orient Express, si trova a indagare sull'assassinio di un certo Rache, un distinto americano ritrovato esanime nel proprio scompartimento. Sullo stesso treno, guarda caso, si trova anche il detective Hercule Poirot. Il treno viaggia spedito quando a un certo punto un'abbondante nevicata, siamo in Jugoslavia, blocca il treno. E quindi le indagini devono essere svolte per forza da Poirot. In questo modo Poirot avrà il modo di avviare le indagini e sarà costretto naturalmente a sentire tutti i personaggi che si trovano su quel treno, in particolare quelli che si trovano appunto sulla carrozza per Calais. E così partono appunto le indagini. Poirot è molto molto scrupoloso, si fa aiutare anche dal personale del treno e interroga tutte le persone del treno. Questa è la disposizione dei personaggi nella carrozza dove è avvenuto l'omicidio. Le indagini proseguono. Poirot, dopo aver ascoltato tutti, si fa un'idea ben precisa, cioè che tutti quanti, ma proprio tutti, nessuno escluso, aveva le sue buone ragioni per uccidere la vittima di questo romanzo.